hai l'asma e sei magari allergico agli acari della polvere? Bene, questo video direi che fa proprio il caso tuo. Vediamo insieme un pochino che cosa potrebbe interessarti. Beh, direi che tra le molte patologie che interessano l'apparato respiratorio, l'asma è sicuramente una delle più classiche e una delle più frequenti da riscontrare. L'asma consiste in una malattia respiratoria caratterizzata da difficoltà respiratoria, quello che noi medici chiamiamo dispnea, che può presentarsi in accessi acuti, le cosiddette crisi asmatiche, oppure si può presentare sotto forma di un disagio respiratorio di tipo più continuo, di intensità variabile nei diversi pazienti e nei differenti stadi della malattia. Responsabile sempre dei sintomi, in ogni caso, è lo spasmo dei bronchi, spasmo dei muscoli che si trovano nella parete dei bronchi, quello che chiamiamo broncospasmo, che causa una vera e propria ostruzione dei bronchi, che a sua volta determina poi un passaggio dell'aria attraverso i bronchi, un passaggio dell'aria difficoltoso, ostruzione dei bronchi che è valutabile e misurabile con un esame non invasivo che si chiama spirometria. Quali sono i quattro sintomi caratteristici dell'asma? Beh, certamente la tosse, spesso secca e insistente, la dispnea, che come ho detto prima consiste nella difficoltà respiratoria. La presenza di un sibilo espiratorio, il cosiddetto fischietto quando respiro, associato a un senso di costrizione di chiusura al torace. La maggior parte dei casi di asma bronchiale riconosce una causa allergica, anche se non in tutti i pazienti asmatici è dimostrabile poi, è possibile dimostrare con gli esami una sensibilizzazione a qualche allergene. Ricordo come il termine allergene si intende una qualsiasi sostanza che potrebbe essere responsabile di allergia. Certo è che tra gli allergici responsabili delle sensibilizzazioni, delle allergene responsabili delle sensibilizzazioni di un asmatico allergico, quelli che si trovano con maggior frequenza sono proprio gli acari della polvere di casa, cioè i dermatofagoidi, i cosiddetti dermatofagoides pteronissinus e dermatofagoides farine. E questo in particolar modo nei pazienti della fascia pediatrica, nei bimbi, ma naturalmente non solo nei bambini. Vediamo allora insieme una serie di consigli utili a limitare al massimo il contatto tra paziente asmatico sensibilizzato agli acari e allergeni dell'acaro della polvere, perché poi proprio da questo incontro si originano le crisi asmatiche con i sintomi di cui parlavo prima. Allora, prima di tutto incominciamo col dire che non si è allergici a tutto l'acaro insieme, ma si è allergici alle cosiddette deiscenze dell'acaro, cioè banalmente si è allergici alle feci dell'acaro. Perché questo è importante da sapere? Perché una volta capito questo, si capisce anche perché una volta ucciso l'acaro con i vari prodotti acaricidi, eccetera, questo non è ancora sufficiente per eliminare completamente dall'ambiente l'allergene responsabile delle crisi asmatiche, d'accordo? Dopo aver ucciso gli acari, infatti, con gli appropriati prodotti acaricidi che ci sono in commercio, per assicurarsi che i prodotti allergenici dell'acaro siano completamente rimossi dall'ambiente, è poi necessario prima denaturarli, okay, passando magari il vapore bollente del cosiddetto 100 gradi, che è in grado di alterare proprio la struttura chimica delle molecole allergeniche, che in questo modo perdono la loro allergenicità, la loro efficacia come allergeni, cioè la loro capacità di provocare allergia. E solo dopo aspirarli con un aspirapolvere dotato, però attenzione, dotato di un apposito sacchetto antiacaro, cioè di un sacchetto di materiale in grado di mantenere i prodotti allergenici degli acari all'interno del sacchetto stesso e non di aspirarli e di rimetterli nell'ambiente dopo averli aspirati, magari spargendo di nuovo gli allergeni nell'aria dell'appartamento. Come può capitare, se si usano sacchetti, proprio non sacchetti non antiacaro, d'accordo? Altro punto importante è che l'acaro tende a colonizzare ogni spazio utile in cui riesca a riprodursi e a nutrirsi di derivati epidermici umani e animali, le stesse forfore della pelle umana che
chiunque di noi perde quotidianamente, quindi, per quanto possa sembrare strano, le tappezzerie di stoffe di tessuto bello, spesso, che sono facili a impolverarsi, specie se sono presenti da anni, possono rappresentare un habitat ideale all'interno del quale l'acaro riconosce condizioni ottimali per la sua sopravvivenza. E lo stesso vale per le tende, per i tendoni d'arredo e anche per ogni altro oggetto di tessuto presente nella stanza in grado di accumulare la polvere. Tutte queste cose andrebbero lavate periodicamente e, meglio ancora, sarebbero proprio da evitare, come nel caso delle tappezzerie di stoffa, d'accordo? Evitare, anche se possibile, le moquette. Certo, perché dopo il letto le moquette rappresentano la principale fonte di acari dell'appartamento. Nel caso in cui si abiti in un appartamento, ad esempio in locazione nel quale non sia possibile rimuovere la moquette, bisogna garantire perlomeno un trattamento periodico della moquette, intendo almeno mensile, del tessuto steso a terra con dei prodotti acaricidi dedicati. E in ogni caso preferire comunque sempre pavimenti in marmo, in linoleum o in legno, i parchetti. Ritorno sui pavimenti, come dicevo, con frequenza almeno mensile bisogna trattare i pavimenti con uno spray acaricida, spray antiacaro, mantenendo il prodotto nebulizzato sulla superficie a terra per almeno un'ora prima di procedere poi alla successiva aerazione della stanza, che è sempre, attenzione, indispensabile prima di soggiornare nuovamente nell'ambiente trattato con questi prodotti. Solo dopo, come ho detto prima, al termine della procedura acaricida è indispensabile poi procedere con i 100 gradi aspirare gli acari morti e i loro prodotti allergenici con un aspirapolvere dotato di sacchetto antiacaro. E ricordarsi anche di cambiarlo spesso il sacchetto, d'accordo? Questi sono trattamenti mensili, ma almeno una volta al giorno in una casa dove ci sia un paziente asmatico allergico agli acari è in ogni caso indispensabile ricordarsi di passare i pavimenti con un panno umido, d'accordo? E giornalmente lo stesso panno umido sarebbe utile passarlo anche per rimuovere la polvere dai mobili, dalle suppellettili, dagli vari oggetti d'arredo lisci e non di stoffa e dalle superfici più elevate o al posto del panno umido si può utilizzare anche uno di quei comuni panni elettrostatici del commercio, quelli usa e getta, che oltretutto rispetto al comune strofinaccio asciutto hanno comunque il grande vantaggio di mantenere attaccata stabilmente la polvere che viene rimossa, quindi evitando proprio la dispersione nell'aria della polvere stessa. Poi ancora preferire sempre, se possibile, un riscaldamento a termosifone, da mantenere sempre ben pulito il termosifone con un panno umido. Evitare invece, direi, le serpentine riscaldate poste sotto il pavimento, perché tendono a favorire il sollevamento dal pavimento, dalla polvere, degli acari presenti e quindi favoriscono poi la dispersione nell'aria delle stanze di questi allergeni. Ancora limitare al massimo la presenza di mobili imbottiti con lana e prodotti naturali, poltrone, divani, eccetera, specie se nelle camerette dei bimbi. Preferire degli arredi semplici ed essenziali prodotti magari con materiali lisci facilmente lavabili. Poi è preferibile scegliere mobili dotati di piedini di sostegno che mantengano il piano basso del mobile sollevato da terra, intendo evitare i mobili che si appoggiano direttamente a terra con superficie ampia, perché questi mobili facilitano l'accumulo della polvere in spazi nei quali poi la pulizia diventa davvero più difficile, ok? Bene, andiamo avanti. Evitare, se possibile, mobili con spazi aperti esposti alla polvere. Intendo pensili, mensole aperte esposte alla polvere. I vestiti è sempre meglio conservarli in armadi chiusi, meglio addirittura se messi all'interno di apposite fodere di materiale plastico, perché in questo modo si evita di abbandonarli esposti alla polvere, specie per periodi prolungati, specie per quei vestiti che non vengono magari usati spesso. Ancora, preferire sempre un lavaggio degli indumenti in lavatrice ad una temperatura di almeno 60 gradi. 60 gradi è infatti una temperatura che consente di uccidere gli acari ed elimina gli allergeni dai vestiti. Attenzione che la maggior fonte di acari della casa è il letto. Quando però? Non certo quando il letto ha un materasso di lattice, anallergico, ma quando il materasso invece è di lana, di crine di animale, come si usava una volta. Ci sono ancora nelle vecchie case questi materassi, quindi attenzione ai vecchi pagliarici delle case dei nonni, perché se si è asmatici, allergici agli acari, la crisi respiratoria è servita, ok?
materassi e cuscini naturalmente. Se c'è un materasso così, o si cambia oppure si ricoprono materasso e cuscini con delle apposite foderine che inguainano tutto e quindi evitano il contatto del paziente con gli acari. Da portare sempre in valigia quando si viaggia, perché non sappiamo mai in quali letti ci faranno dormire in giro per il mondo, negli alberghi, d'accordo? Bene, ma comunque non basta. Federe dei cuscini, lenzuola, dei letti vanno cambiate e lavate almeno una volta alla settimana, ok? E bisogna sempre avere l'accortezza di aspirare almeno una volta al mese i copriletto e i copripiumino con un aspirapolvere di nuovo dotato di sacchetto antiacaro. Poi ricordarsi alla fine della stagione invernale di riporre sempre le coperte più pesanti e i copriletti in idonee custodie sintetiche, di plastica, di nylon, eccetera, trattandoli all'interno prima di chiudere il sacco che li contiene con un apposito spray antiacaro, ok? Bene. Ma ancora, attenzione, importantissimo, limitare al massimo nella cameretta dei bimbi la presenza dei peluche, dei giocattoli di stoffa, se non quelli garantiti da caratteristiche acaro free, c'è scritto sulle etichette. Lo stesso vale per tutto ciò che possa accumulare della polvere difficilmente rimovibile. Poi, nel caso in cui il bimbo abbia l'orsetto del cuore magari costituito di materiale non adeguato, è possibile una parziale bonifica del giocattolo dopo averlo eventualmente imbustato in un sacchetto di plastica e mantenuto in freezer per un periodo non inferiore alle 24 ore. Okay? Poi bisogna aspirarlo e questo per almeno una volta al mese. Mi raccomando, è importante. Ancora molto importante, le pulizie di casa non si fanno con il paziente in casa, non si pulisce la casa quando è presente il paziente asmatico allergico agli acari, d'accordo? Le pulizie di casa si fanno sempre quando il paziente allergico non è presente nell'ambiente. Poi aerare sempre adeguatamente le stanze dell'appartamento, aprendo le finestre, perché il ricambio dell'aria riduce quelle sacche di umidità nella casa che facilitano poi la riproduzione dell'acaro. E direi inoltre riduce quella che è la concentrazione nell'aria degli allergeni della polvere eventualmente presenti, ok? Bisogna sempre ricordarsi che un'umidità superiore al 75-80% facilita la riproduzione degli acari in casa, specie nel periodo ottobre-novembre, perché quando nelle case c'è di solito più umidità, perché i termosifoni sono ancora magari spenti, e si stende il bucato in casa, per cui sconsiglierei gli umidificatori nelle stanze dei bimbi in questo periodo, mentre li utilizzerei invece nei periodi in cui, una volta accesi i termosifoni, l'eccessiva secchezza dell'aria può favorire una maggiore volatilità proprio dei prodotti allergenici dell'acaro. Ricordarsi bene tutti i punti precedenti poi quando si sceglie l'abitazione per una vacanza, d'accordo? Ogni trasferimento in una casa nuova rappresenta infatti, direi per il paziente asmatico allergico agli acari, una bella sfida, ok? Anche le palestre polverose o non adeguatamente pulite sono un'evenienza da considerare attentamente quando si sceglie di praticare uno sport al chiuso, specie nel caso di un bambino asmatico sensibilizzato proprio agli acari della polvere, d'accordo? Bene, ci sono, ne abbiamo viste direi tutte cose molto importanti da conoscere, ce ne sono tante, quindi concludo, una volta documentata la sensibilizzazione agli acari della polvere domestica, con le prove allergometriche, i cosiddetti prick test sulle braccia o con i test in vitro, con il prelievo di sangue, oltre alla normale terapia antiasmatica che lo pneumologo saprà consigliare, fondata sul corretto impiego di broncodilatatori, di cortisonici per via generale o per via aerosolica, di antiallergici, antistaminici, di antineucotrienici, eccetera, 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 sarà fondamentale, direi prima di tutto, evitare il contatto tra il paziente e gli acari, d'accordo? Proprio perché questa è la causa principale delle crisi respiratorie asmatiche. E per ottenere ciò invito a usare bene, in modo rigoroso, tutti i consigli che ho dato. Attenzione che lo stesso vale ancor più nel caso in cui il paziente non fosse solo un asmatico, ma soffrisse ad esempio anche di rinite allergica, di raffreddore allergico agli acari della polvere. Con la sola accortezza in questo caso, ma lo specialista lo sa molto bene, di associare alla terapia dell'asma anche una terapia inalatoria per via nasale, eventualmente, che servirà a controllare bene anche il disagio respiratorio del paziente provocato questa volta non solo dall'asma ma anche dalla concomitante ostruzione delle fosse nasali.